Rischiamo una recessione globale, avverte il segretario ONU Guterres, superati 2.000 morti in Europa. Sempre più paesi adottano il modello Italia e la Spagna schiera l'esercito. Monia Verontulini. La Spagna in stato di emergenza diventa tutta zona rossa, come l'Italia. Il governo schiera l'esercito per pattugliare le strade. 2.000 nuovi casi e 100 morti nelle ultime 24 ore, un'impennata nei contagi. Mentre di sera, dai balconi, anche gli spagnoli applaudono chi è in prima linea contro il virus. Un passo alla volta, gli altri paesi adottano le soluzioni drastiche già prese dall'Italia. No a misure unilaterali, scrive in una nota il presidente del Parlamento dell'Unione Sassoli. La battaglia europea deve essere condotta con un forte coordinamento da parte degli organi dell'Unione. In Austria tutto chiuso, isolarsi e mantenere contatti solo con le persone di famiglia, ordina il cancelliere Kurz. In Francia scuole, negozi e locali pubblici chiusi, ma urne aperte per le amministrative di oggi e l'affluenza crolla, vota poco più di un francese su due. Il governo avverte, sarà colpito il 50% della popolazione. La Germania chiude da domani le frontiere con Francia, Austria, Svizzera e Danimarca, ma chiude solo scuole e locali pubblici e nella metropolitana di Berlino nessuna precauzione. Il Regno Unito comincia a rivedere la sua strategia di non intervento. 2 mesi di autoisolamento per gli anziani, dice il ministro della Salute Hancock. Ma teatri, pub e ristoranti restano aperti e non si fermano neanche i 6.200 della maratona di Bath. E solidarietà all'Italia arriva anche da Israele, dove il tricolore è stato proiettato sul muro della città vecchia di Gerusalemme.